condividere con voi alcune delle cose che ho imparato sulla motivazione in tanti anni di lavoro con atleti olimpici, con atleti giovani o amatoriali, con i team di spedizioni estreme e nel campo della ricerca scientifica. La motivazione non è un fenomeno incontrollabile che dipende dal destino, come il casuale contagio di un virus presente nell'aria. La motivazione è molto diversa da come amiamo raccontarcela. Nella nostra cultura prevale un'idea passiva di motivazione. L'idea cioè che la motivazione debba provenire magicamente dall'esterno, che te la debbano dare gli altri o gli incentivi, perché noi saremmo esseri naturalmente portati all'indolenza e alla pigrizia, incapaci di attivarci da soli. Questa visione è un alibi, una concezione rassicurante e di comodo. La motivazione può essere allenata e sviluppata come qualsiasi altra capacità umana. Grazie alle neuroscienze possiamo capire meglio come funziona la motivazione e come possiamo allenarla. Negli animali la motivazione è una faccenda poco complicata. Serve a raggiungere mete semplici e a breve termine ed è facilitata dal sistema dopaminergico. Invece la vita dell'uomo è fatta di sogni, di obiettivi sfidanti a lungo termine, oppure di asticelle alzate di continuo sempre più in alto. Qui la sola spinta dopaminergica non è più sufficiente a tenere alta la motivazione. Allenarsi per anni per raggiungere un obiettivo sportivo, inseguire l'eccellenza nello studio e nel mondo del lavoro, sono solo alcuni esempi di mete umane che richiedono motivazioni molto più complesse, resilienti e a lungo termine di quelle degli animali. Quando occorre molta resilienza per raggiungere i nostri sogni, ecco entrare in gioco un'altra forma di motivazione tipicamente umana. L'automotivazione o motivazione intrinseca, che popolarmente chiamiamo passione. Essa non dipende da incentivi o da stimoli esterni e ti dà la spinta per raggiungere obiettivi sfidanti che spesso sono lontanissimi nel tempo. L'automotivazione comporta il coinvolgimento delle zone più recenti del nostro cervello, come le aree prefrontali. Esse sono legate alla forza di volontà e possono frenare le parti più arcaiche e istintive del nostro cervello, come le parti rettiliane. Per esempio, la vista di un pasticcino mobilita il cervello rettiliano, ma se io ho deciso di stare a dieta, chi fermerà il comportamento di consumazione del cibo saranno proprio le aree prefrontali. Ecco la ragione del conflitto che una persona avverte dentro di sé quando resiste alle tentazioni. Anche la gestione della fatica segue la stessa logica. La fatica è il segnale delle parti arcaiche del cervello che stai consumando molta energia e che ti devi fermare al più presto. Si va avanti grazie alla capacità dei centri superiori di inibire il rettiliano. L'automotivazione funziona al massimo quando il sistema dopaminergico, legato al desiderio e al piacere, e le aree prefrontali, legate alla resilienza e alla perseveranza, funzionano in maniera integrata. Quando ciò avviene, ognuno di noi può realizzare quello che metaforicamente definisco l'opus, una spinta incessante a sviluppare le proprie potenzialità, ad apprendere, a migliorare, a inseguire la perfezione. Quello che in fondo è il compito della nostra specie. Dobbiamo quindi provvedere noi stessi ad allenare le nostre aree prefrontali. Per farlo non occorre andare dai guru della motivazione, bensì imparare tecniche e metodologie di allenamento basate sull'evidenza scientifica che ti aiutino ad uscire dall'area di comfort.